muove infrazionale ribasso Piazza Affari, mentre Eurolandia cresce con moderazione. Tra i best performers di Milano, in evidenza Moncler, più 2,48%. Le più forti vendite si manifestano su Leonardo, che prosegue le contrattazioni a meno 4,21%. Sul mercato di Chicago, il petrolio mostra un timido guadagno e segna un più 0,24%. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Unione Europea è annunciata la produzione industriale pari a 1,5%. In Regno Unito, lo stesso dato si attesta su meno 1,8%. Questo pomeriggio è in programma il dato sui prezzi alla produzione degli Stati Uniti. I mercati sono in attesa dei prezzi al consumo della Germania, in previsione domani. Attesa una partenza positiva per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia 10.939,25 punti. Thank you.